Buongiorno e benvenuti a questo incontro insieme per lo sviluppo, connessioni, non solo tecnologia. Incontri promossi, vi ricordo, dal punto impresa digitale della Camera di Commercio di Comelecco e quest'oggi parleremo evidentemente ancora di connessione. Una connessione che ci porta verso quella che è la certificazione di filiera, soprattutto nei settori tessili ed agroalimentari. Quindi quali sono le nuove possibilità, soprattutto offerte dalle tecnologie blockchain e i vantaggi per le micro, piccole e medie imprese? Il parterre de Roi è molto interessante questa mattina, come dopo tutto sono tutti gli incontri e i relatori che abbiamo in ogni incontro, ma prima di tutto io volevo ringraziare il coordinamento scientifico che oggi è curato da Como Next Innovation Hub e la collaborazione di CNR, sede di Lecco, e Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco. È inutile dirvi che è fondamentale ed importantissimo per noi la collaborazione con la rete territoriale, quindi a supporto di quella che è la trasformazione digitale in atto ancora di più in questo periodo storico che stiamo vivendo. Allora, gli incontri sono fatti e sono promossi per promuovere quello che è l'orientamento, proprio per accompagnare le micro, piccole e medie imprese in questa trasformazione digitale. E quindi con immenso piacere che io ringrazio tutti i relatori qui presenti, li possiamo vedere anche in video. Buongiorno e benvenuti. Benvenuto al prof. Pierluigi Plebani, Politecnico di Lecco, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Buongiorno prof, sarà proprio lei a iniziare quest'oggi e a introdurci in quello che è il mondo della blockchain. Poi abbiamo l'ingegnere Marco Vitali di Food Chain, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Poi abbiamo l'ingegner Fabio Scalise di Sispre. Buongiorno. Buongiorno. E non poteva certo mancare nella rosa di questa mattina anche la parte giuridica e legale, quindi è con grande piacere che accogliamo l'avvocato Oscar Paolo Legnani di Legnani Legal, che come si può dire, avvocato, lei sarà quello che tirerà proprio un po' le fila per orientarci meglio e anche per proteggerci dal punto di vista della tutela di tutti i dati e di tutto quello che è il processo delle blockchain. Saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il meno avvocato possibile. Ma noi la vogliamo molto avvocato, guardi. Ah, va bene, va bene. Saluto la signora invece che abbiamo in linea con noi, che ha curato poi il coordinamento, quindi direttamente da Comonex Innovation Hub. Abbiamo Elena Zaffaroni di Area Innovation Financing di Comonex, che ascolteremo per ultima perché lei ci permetterà anche di accedere a un momento di formazione che accadrà nelle prossime settimane. Bene, ma io direi, se siamo tutti d'accordo, di dare inizio a questo incontro. Quindi io direi che passiamo subito la parola al professor Pierluigi Plebani. L'inutilità della blockchain, i limiti per cogliere le opportunità. A lei la parola, prof. Vi ringrazio per l'opportunità. In realtà io ho l'ingrato compito di introdurvi i concetti alla base della blockchain in un tempo abbastanza limitato, quindi cercherò di fare del mio meglio. Chi già conosce magari un po' la blockchain, mi perdoni se non sono preciso e rigoroso come dovrebbe essere un docente universitario, ma bisogna un po' bilanciare le cose. Il titolo è ovviamente abbastanza provocatorio, parliamo di inutilità della blockchain, anche se, piccolo spoiler, vedremo che non è poi così inutile. Questo perché? Perché parto da qui? Parto da qui perché se noi guardiamo un po' la stampa specializzata, ci accorgiamo che la blockchain all'inizio veniva vista come la panacea di tutti i mali e adesso abbiamo che la blockchain è addirittura inutile. Vediamo i titoli tipo blockchain, la soluzione fantastica per nulla, per quasi nulla in realtà, scrive. Qualcuno la definisce, senza giri di parole, a crappy technology. Il problema qual è? Perché si è arrivati a questo punto? È nell'ordine naturale delle cose. In realtà la tecnologia nel tempo è maturata e quindi si è passati dall'euforia del momento in cui si vedeva la blockchain come la panacea di tutti i mali, ci si è accorti che in realtà non è così. Quindi nell'ordine naturale delle cose adesso fare critica e spesso anche autocritica.
Importante è anche pensare a altri numeri. Per esempio, ci si è accorti che il 92% dei progetti, qualcuno ha calcolato che il 92% dei progetti legati alla blockchain sono falliti e hanno avuto una durata praticamente ridicola di un anno e qualche mese. Quindi alla fine verrebbe da dire, ok, la blockchain è inutile, finiamo il nostro seminario qui, chiudiamo tutto, andiamo a casa e utilizziamo il nostro tempo come per qualcosa di un po' più utile. Mi raccomando, l'ultimo chiude la porta, qualcuno frazionato ancora i vecchi cartoni animati e i fumetti se lo ricorderà. Ovviamente non è così. Dobbiamo capire che la blockchain non è sempre inutile. Adesso la prospettiva è abbastanza negativa, in realtà è spesso utile, ma non sempre. E vediamo un attimo il perché. Cercherò di articolare la mia presentazione sulla base di tre aspetti fondamentali. Parlerò di consapevolezza, cioè capire, conoscere meglio cos'è la blockchain, aiuterà a capire quando è possibile applicarla. L'ambito, dove è importante utilizzare la blockchain, dove è veramente utile utilizzare la blockchain, e fare anche un discorso sul livello di maturità della blockchain per capire effettivamente a che punto siamo rispetto a una reale applicabilità su larga scala. Riguardo alla consapevolezza, va soprattutto detto sin dall'inizio che la blockchain non è solo Bitcoin, spesso si fa confusione fra questi due termini, ma in realtà quando parliamo di blockchain parliamo di un insieme di tecnologie, e solitamente il titolo giusto per questi interventi dovrebbe essere Blockchain e Distributed Ledger Technologies. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, anche perché non c'è tempo e non tutti hanno magari un background informatico, così come anche matematico, perché c'è la forte matematica qui dentro, per comprendere tutti gli aspetti, e sarebbe anche inutile in questa sede. Mi preme però sottolineare alcuni aspetti fondamentali che rendono la blockchain interessante. Voglio raccontarvi appunto la blockchain riguardo a tre aspetti fondamentali: la consapevolezza, l'ambito e appunto la maturità. Riguardo alla consapevolezza, è importante capire che blockchain non è solo Bitcoin, ma è qualcosa di più, e per introdurre un po' gli aspetti tecnici, vediamo un po' di prendere un caso abbastanza semplice. Abbiamo Alice, che in qualche modo ha messo in piedi un sistema che monitora la temperatura del suo impianto, della sua stanza, quello che vogliamo, e lo registra all'interno di un database. Questo database poi lo utilizza per creare i grafici, farsi i propri ragionamenti. Alice si fida dei propri dati, perché Alice sa quello che è installato, sa quello che monitora, sa che i dati sono scritti in una maniera corretta e sa che quindi il risultato poi dall'analisi è corretto. Quindi Alice si fida ovviamente di se stessa. Il problema nasce nel momento in cui Alice vuole in qualche modo dare a qualcun altro l'accesso a questi dati e li mette a disposizione di Bob. Bob può accedere a questi dati e quindi attraverso o direttamente lo stesso database oppure attraverso un sistema di database distribuiti che comunicano fra di loro, accede a questi dati, però non ha nessun controllo e non è detto che si fidi sul meccanismo con cui questi dati vengono, questo database viene alimentato. Soprattutto se dall'altra parte in realtà non c'è tanto Alice, ma ce n'è uno che ti dice credi a me, e ho messo il personaggio in questione. Passiamo a un caso un po' più pratico che forse aiuta un po' di più. Pensiamo all'acquisto di un appartamento, di un immobile. Noi quello che facciamo adesso è andare a un notaio. Perché? Perché ci sono due attori, chi compra e chi vende, che in qualche modo non si fidano l'uno dell'altro, e per questo motivo abbiamo bisogno della famosa terza parte. Una terza parte che in qualche modo fa da garante rispetto a questa transazione che esiste fra i due soggetti. Una transazione che quindi deve in qualche modo essere notarizzata, deve essere scritta, resa valida e legale sotto tutti i punti di vista e riconosciuta dalle parti. Questo introduce un problema. Io risolvo la questione della fiducia che avevo prima attraverso una terza parte. Introdurre la terza parte non è, soprattutto dal punto di vista informatico e della flessibilità, sempre il modo migliore per gestire le cose.
Veniamo un po' a capire come l'informatica riesce, attraverso la tecnologia dei distributed ledger, a entrare in questo ambito. In questo caso noi abbiamo a che fare con i distributed ledger, con una rete peer-to-peer, quindi con una rete di questi registri, che per cui viene garantita l'immutabilità dei dati, cioè una volta che io scrivo questi dati non possono essere cancellati, non possono essere modificati, nemmeno quindi in maniera volontaria, quindi non posso manomettere i miei dati, e soprattutto viene garantita la trasparenza, il che vuol dire che una volta che qualcuno scrive, questo è noto a tutti quelli che appartengono appunto a questa rete. Ovviamente tanti più sono i nodi che appartengono alla rete, tanto più viene garantita questo concetto di trasparenza. Diciamo che questi sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano i cosiddetti distributed ledger, il fatto di avere un insieme di nodi in cui la stessa informazione, la stessa transazione viene replicata su tutti i nodi. Ogni Bob accede a questo database, a questo registro, per essere più corretti, e vede un po' tutte le transazioni che sono state memorizzate da tutti gli appartenenti appunto a questo ambiente. Questo viene garantito attraverso, diciamo così, fra le varie cose, attraverso tre elementi. Una struttura dei dati che sono organizzati all'interno del registro abbastanza particolare, che mi garantiscono appunto l'immutabilità. Una gestione della rete che può essere di tipo permissioned o permissionless, tipo tutti possono vedere quello che c'è, entrare a far parte della rete, piuttosto devo avere l'autorizzazione per farlo, e cosiddetto algoritmo di consenso, che è uno degli elementi principali, cioè nel momento in cui qualcuno vuole scrivere nella rete, nel registro, e quindi avere una copia dappertutto, questo non viene fatto solo sullo stimolo di uno, ma dopo a fronte di un'approvazione anche fatta dagli altri. Poi ci sono diversi meccanismi di consenso che garantiscono appunto che questo venga fatto solo quando, per esempio, la maggioranza delle persone appartenenti alla rete in qualche modo concorda. Soprattutto l'algoritmo di consenso va da sé che diventa più robusto nel momento in cui il numero di partecipanti aumenta, perché se siamo solo in due, diciamo così, che la cosa non funziona benissimo. Cos'è la blockchain? La blockchain, da un certo punto di vista, non è altro che una specifica famiglia, all'interno dei distributed ledger, dove l'organizzazione dei dati, la famosa struttura dati del registro all'interno di ognuno di questi registri, è fatta in maniera tale da garantirmi la cosiddetta immutabilità. Cioè ogni blocco è composto da tanti blocchi concatenati fra di loro, da qui il nome blockchain, e questa struttura impone in qualche modo che all'interno di un blocco, oltre che esserci un insieme di transazioni, vi è anche il collegamento con le transazioni, con il blocco precedente. Quindi un'eventuale modifica fatta su un blocco richiede la modifica anche dei blocchi precedenti di tutti i blocchi successivi. Inoltre, la modifica di un eventuale dato, per essere efficace, mi impone anche che io vada a modificare tutti i registri che appartengono alla mia rete. Questo cosa significa? Significa che appunto è impossibile, praticamente impossibile, modificare i dati. Questo mi garantisce appunto il discorso del tamper-proof. Nello specifico, all'interno della blockchain, un blocco è un insieme, memorizza un insieme di transazioni. Cosa sono queste transazioni? Le transazioni possono essere un movimento di criptovalute tipo Bitcoin. Infatti Bitcoin è un tipo di blockchain, ma la criptovaluta è solo uno dei possibili asset che io posso gestire all'interno delle transazioni. Infatti, quando si parla di blockchain, si parla di un ambito molto più ampio in cui io posso gestire un insieme di asset. Dopo questa veloce panoramica di quella che è la blockchain, entriamo, e spero che si sia capito almeno l'intento della blockchain, spostiamoci al discorso degli ambiti della blockchain. Innanzitutto, la blockchain non risolve tutti i problemi. One size doesn't fit all, cioè va bene per qualche ambito e per qualche altro ambito no. In particolare, quando è utile? Innanzitutto quando c'è un ecosistema, quando io ho un gruppo di persone, un gruppo di enti, di entità, di organizzazioni che in qualche modo vogliono condividere i dati, ma devono condividere i dati certificati.
Ma rispetto alle soluzioni che prevedono una terza parte, io non voglio la terza parte, non ho la terza parte, ma comunque riesco a garantire attraverso quel discorso di mutabilità, trasparenza e tamperproof, io ho la possibilità di creare un sistema di fiducia nel suo complesso, sebbene gli attori tra di loro non hanno fiducia nessuno negli altri, ma ognuno ha fiducia solo in se stesso. Rispetto al blockchain e le piccole e medie imprese, meglio micro e piccole e medie imprese, questo è molto utile, perché l'adozione di una blockchain per la condivisione di dati certificati può far riferimento a infrastrutture che già esistono, quindi non ho limito, diciamo così, quello che è il discorso dell'investimento dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto più dal punto di vista pratico, io posso creare relazioni molto più flessibili, perché l'ingresso e uscita dalle reti mi permette quindi di avere a disposizione un sistema molto più flessibile, cosa che per esempio negli attuali, per esempio, distretti aziendali gestiti a consorzi e così via, è molto più ingessato. Il problema è che è capire qual è la blockchain che mi interessa, perché se adesso guardiamo su internet ci sono tantissime blockchain. Per questo ci vengono in aiuto diversi decision tree, diversi studi che in qualche modo mi orientano, mi fanno capire, guarda che se il tuo obiettivo è questo, allora è questa la blockchain che è molto più utile al tuo scopo, piuttosto che semplicemente un DLT o quant'altro. Passando al terzo ambito, quello della maturità, c'è da dire che anche se siamo nello slope discendente, blockchain non è in realtà ancora maturo, perché se io focalizzo e prendo l'hype cycle solo focalizzato sulla blockchain, vedete che c'è tantissimo ancora da fare per quanto riguarda l'applicabilità della blockchain. Infatti anche Gartner dice che nel prossimo decennio, attraverso il concetto di Internet of Value, vedremo la piena applicazione della blockchain, soprattutto quando anche riusciremo ad avere una forte integrazione degli studi, vedremo anche delle presentazioni oggi, per esempio con tecnologie quali l'artificial intelligence piuttosto che l'IoT. Prendo questo schema della blockchain per parlare di maturità, anche perché è utile, perché divide due aspetti fondamentali quando vogliamo capire la reale applicabilità della blockchain. Da un lato abbiamo la piattaforma, cioè quando si parla di blockchain dobbiamo pensare alla piattaforma applicativa, cioè tutti quegli strumenti tecnologici che mi permettono di avere quelle proprietà che abbiamo detto prima. E sopra abbiamo tutto un insieme di applicazioni, oppure chiamiamole anche servizi, su cui si basa appunto la blockchain. Adesso quello che abbiamo al momento sono tutto un insieme di soluzioni verticali. Sull'agri-food, sul finance, sul government, sull'insurance, ce ne sono tante, qualcuno le vediamo stamattina, ognuno ha scelto la propria blockchain e così via. Ma in realtà il mercato è ancora nelle sue fasi, non dico iniziali, ma comunque è ancora poco maturo. E va da sé, però questa è opinione personale, entriamo nell'opinione personale, che sicuramente bisogna ancora vedere la reale applicabilità. Innanzitutto vediamo un forte interesse, quindi è utile la blockchain alla fine. La cosa interessante, ho messo questi grafici perché ci sono tantissimi progetti che partono, molti altri che sono annunciati nel tempo, ma soprattutto se guardiamo la distribuzione geografica, l'Europa, per fortuna, è uno degli elementi, una delle zone più attive e più avanti nell'ambito della blockchain, e qualcuno potrebbe dire stranamente l'Italia è una delle nazioni più avanti nel mondo, quindi siamo fra i primi nel mondo per quanto riguarda la blockchain. Il problema è quale piattaforma scelgo. Al momento, però, discorso di maturità che dicevo prima, secondo me nei prossimi anni arriverà fra tutte le piattaforme la piattaforma che vince. È nell'ordine delle cose, succede sempre così, ci sono tantissime iniziative finché non arriva il player che vince. Ma probabilmente sarà solo un player, sarà un team, un insieme di diverse blockchain, qui un minimo di nostalgia del mio tifo, un insieme di soluzioni, un insieme di blockchain magari focalizzate qualcuno sul finance, qualcuno sul supply chain, qualcuno sul government e così via. Non ho la risposta a questo, però probabilmente la tendenza è quella, quindi bisogna stare attenti a capire su quale piattaforma vado a investire. E dal punto di vista delle applicazioni, la sfera di cristallo di sicuro non ce l'ho, quello che è sicuro è che vedremo nei prossimi anni una marea di applicazioni della blockchain.
e lo vedremo in ambiti che vanno al di là di quello che abbiamo visto finora e che vedremo magari anche stamattina. Perché? Perché gli strumenti che mette a disposizione la blockchain devono ancora essere investigati a fondo. Qualcuno addirittura dice che siamo un po' agli inizi, come quando eravamo agli inizi della reale applicabilità di internet, quando ormai internet era diventato diffuso attraverso il web e dovevamo ancora scoprire tutte le sue potenzialità. Chiudo quindi dicendo, tornando al fumetto iniziale di Nick Carter, che l'inutilità in realtà è il solito Stanislao Moliski che si è un po' travestito per dirci, per mettere un po' zizzania, ma in realtà possiamo dire con certezza che la blockchain è utile, basta essere consapevoli di quello che facciamo e andare nella direzione corretta. Allora, intanto io la ringrazio e le chiedo grazie di restare con noi perché arriveranno poi le domande per lei e accolgo con piacere invece l'ingegnere Fabio Scalise di Sispre e lui ci parlerà della blockchain nella filiera agri-food, quindi il caso Trust 3 di Sispre e soprattutto andiamo già ad individuare quella che è la tracciabilità in un ambiente molto importante che non dimentichiamo rappresenta anche un PIL fondamentale del nostro prodotto appunto interno lordo italiano. Ingegnere, grazie a lei la parola. Grazie mille. Allora, il titolo della mia presentazione è la blockchain e la filiera agri-food. La Sispre è una startup che è nata per occuparsi di tracciabilità nel settore dell'agroalimentare. Questo è un punto fondamentale in quanto se vogliamo parlare di agroalimentare, basta solo dire che i prodotti cosiddetti Italian Sounding, cioè quelli che non sono prodotti agroalimentari italiani, ma sono prodotti all'estero e venduti con diciamo un'aurea di italianità, cubano all'incirca 60 o oltre miliardi di euro e occupano circa 300.000 posti di lavoro. Tutti soldi e posti di lavoro che vengono tolti alla filiera dell'agri-food italiano. Proseguendo, c'è un altro punto fondamentale da cui partire, e cioè la Commissione europea ha lanciato quello che si chiama il Green Deal, ovvero sia una trasformazione generale dell'economia e della società verso un mondo più sostenibile e più green. Uno dei punti fondamentali è la sicurezza del cibo, la food security. E quindi da qui la necessità di approfondire con tecnologie tipo l'IoT, tipo la blockchain, la maniera di rendere la filiera agroalimentare sicura per tutti gli attori della filiera. Da qui Sispre ha creato un concetto, un sistema che si chiama Trust Tree. Perché Trust 3? Trust, il nome in inglese dice da sé che cosa vuol dire. Vuol dire fiducia. Tree si parla di tre parole: identity, cioè la carta d'identità del prodotto; information, cioè i dati sono il punto fondamentale per capire il valore ma anche l'origine di un prodotto; e innovation, ovvero sia bisogna utilizzare tutte le tecnologie tipo IoT, blockchain, intelligenza artificiale e quant'altro per raggiungere lo scopo. Il sistema proposto da Trust 3 sostanzialmente permette una rilevazione automatica lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, tramite un sistema di multisensori, quindi di strumentazioni hardware e software, che sono poste lungo i vari punti della filiera, partendo dal campo, arrivando al punto di trasformazione, per arrivare anche alla catena di distribuzione. Si tratta di sensoristica connessa con reti wireless e un'architettura tramite una rete che concentra la raccolta di dati all'interno di strumenti che potremmo chiamare smart module, i quali poi saranno connessi a un database cloud dove vengono raccolti tutti i dati. Vi sarà quindi un database distribuito su cloud che raccoglierà tutti questi dati, da cui verranno estratti quelli rilevanti
da fornire ai vari attori della filiera, ma anche e soprattutto al consumatore. Dove interviene la blockchain? Come è stato detto giustamente dal professore nel precedente intervento, questi dati, anche se sono raccolti con strumentazioni sicure, certificate, come SISPRE intende fare, devono essere mantenuti immutabili lungo tutto il loro percorso. Da qui, tecnologie come la blockchain sono un cardine fondamentale di tutto il concetto. Vi saranno poi, in particolare per quanto riguarda il consumatore, delle app specifiche o genericamente un QR code che sarà posto sul prodotto finale, dal quale saremo in grado di estrarre le informazioni di tracciabilità, ma relative a quel prodotto specifico, non in generale a un prodotto, a una classe di prodotti, perché la tracciabilità proposta da questo progetto sarà puntuale su un elemento di prodotto e non sul prodotto generico. Quali saranno quindi gli elementi innovativi della soluzione? L'acquisizione automatica dei dati di tracciabilità, quindi non vi sarà più un'imputazione manuale che è foriera di errori, se non di truffe. Vi saranno algoritmi di intelligenza artificiale che permetteranno di estrarre, diciamo, il contenuto informativo in termini di originalità e di coerenza dei vari passi della filiera. E i dati saranno disponibili in tempo reale in quanto raccolti e sempre aggiornati e su tutto il 100% della filiera, proprio perché se io tracciassi solo una parte della filiera è come fare una cosa ma lasciare un buco. Questo aiuterà anche a togliere di mezzo gran parte della burocrazia per gli attori della filiera, che oggigiorno è un grosso aggravio in termini economici e tempistici. Qual è un'architettura? Noi abbiamo cominciato a trattare il caso della filiera dell'olio d'oliva. Sulla parte destra della slide potete vedere il campo, dove esistono, oltre alle piante di olivo, anche cassette per la raccolta, i cassoni per il trasporto. E su tutti questi saranno apposti sensori collegati in rete wireless che raccolgono i dati relativi a tutti i movimenti e a tutte le operazioni eseguite in campo, quindi anche raccolte, svuotamenti di cassette, caricamenti, pesi, temperature e quant'altro. Dopodiché, lungo tutta la filiera, dal frantoio fino alle cisterne, fino all'imbottigliamento, anche qui una serie di sensori registrerà qualsiasi operazione. In questo modo, accedendo col QR code sulla bottiglia di olio, il consumatore può scendere con la precisione voluta a vedere qualsiasi operazione che è stata fatta con tempistiche, georeferenziazione e quant'altro necessario. L'architettura quindi prevede una parte di sensoristica, una parte di database, una parte di algoritmi di data analytics e di intelligenza artificiale e ovviamente anche una parte di blockchain. Questa è un'architettura più generale in cui vediamo in fondo la parte blockchain, in cui tutti i dati raccolti vengono, come è stato detto prima, notarizzati e in cui vengono realizzati anche i cosiddetti smart contract che governano i rapporti tra i vari attori della filiera, rendendo quindi tutto il processo molto più automatico e trasparente. L'ultima slide è perché la blockchain? Beh, la blockchain garantisce la sicurezza sia in termini di notarizzazione dei dati raccolti, che sono resi immutabili, sia per quanto riguarda l'implementazione degli smart contract, che quindi regolano i rapporti fra gli attori della filiera. Un punto fondamentale, e questo lo abbiamo discusso sia con Marco Vitale di Foodchain, sia con l'avvocato Legnani, che poi esporranno concetti analoghi, ma questo per dire che il sistema in generale si basa su tutti questi concetti, tra cui la blockchain. Con questo voglio concludere e resto a disposizione per domande.
Io prima di farle la domanda volevo ritornare su un dato molto sensibile a mio avviso, che è quello, lei l'ha definito e si definisce Italian Sounding, quindi quello che è il riverbero, posso definirlo così, del brand made in Italy, che affronteremo ancora meglio col prossimo intervento con l'ingegner Vitali. Ecco, lei dice che denuncia che sono 60 miliardi di euro quelli che vengono tolti in realtà come numero importante all'introito del nostro paese, e vengono anche sottratti 300.000 posti di lavoro. Tutto questo perché questa filiera non è tracciata nel modo corretto, giusto? Sì, esatto, perché diciamo alla fine il consumatore deve essere messo in grado di decidere che cosa comprare, quindi se io voglio comprare l'olio a 3 euro e comprare l'olio prodotto, diciamo, secondo certi metodi non tradizionali, lo posso certamente fare, ma devo essere in grado di sapere cosa compro. Se io, voglio comprare un olio invece ad un certo, livello di qualità piuttosto che di lavorazione, che è tipico italiano, che ha costi di lavorazione nettamente più alti rispetto all'estero, devo essere tutelato e avere uno strumento che mi permette in maniera certa e sicura di verificare quello che sto comprando. Oggigiorno l'Italian Sounding sostanzialmente cattura una parte del mercato rilevante, ripeto, si parla di oltre 60 miliardi di euro, e toglie posti di lavoro alle aziende italiane. Si parla, sempre qui sono dati ISMEA di un paio d'anni fa, si parla di 300.000 posti di lavoro. Peraltro lei ha preso in oggetto una materia prima molto importante che parla dell'italianità, che è l'olio. Ma come potremmo approfondire quindi lo stato della normativa in Italia sul tema della tracciabilità? Guardi, la situazione in questo momento è piuttosto carente, nel senso c'è una normativa che è la ISO 22005, che è sostanzialmente un insieme di buoni propositi ed è una normativa volontaria, per cui diciamo chi vuole si adegua, però non ci sono, è molto descrittiva e molto lasca, per cui diciamo che sostanzialmente non c'è una normativa nazionale che disciplini questo settore. Ci sono molte realtà diciamo di grande spessore, di grande qualità, molti consorzi che, come dire, si creano la tutela, ma manca una regia nazionale, e questo secondo me è il punto fondamentale, e noi con queste iniziative vogliamo dare gli strumenti perché diciamo non solo le aziende si possano difendere, ma anche a livello nazionale ci sia la possibilità di mettere in piedi una regia basata su tecnologie come la blockchain, che danno in questo momento la possibilità di farlo. Noi abbiamo una cooperazione con il CREA, che è praticamente il braccio armato del Ministero delle Politiche Agricole, che è stato dentro con noi fin dall'inizio, e quindi diciamo abbiamo buone possibilità che questo discorso poi, quando avrà la maturazione adeguata dal punto di vista tecnologico, sarà poi recepito a livello anche normativo. Quindi possiamo dire che a seguito dell'intervento del professor Plebani, lei ci sta dicendo che comunque ci sono già degli strumenti che verranno poi definiti in miglior modo e attivati soprattutto in miglior modo per poter appunto accedere poi e iniziare questo progetto di tracciabilità grazie alle blockchain, anche nel settore agroalimentare. Direi di sì, tra blockchain, intelligenza artificiale e Internet delle cose, quindi multisensori posti sul campo, direi che abbiamo già ottimi strumenti per cominciare a mettere in piedi già una buona soluzione, che poi ovviamente andrà migliorata continuamente perché la tecnologia avanza, perché i requisiti avanzano, e alzare sempre l'asticella. Ma devo dire che soprattutto nelle slide lei l'ha raccontato molto bene quello che il caso Trust Tree può offrire a questo settore. Intanto io, ingegnere, la ringrazio, ci dispiace molto perderla, ma l'impegno lavorativo chiama, e quindi saremo lieti di ritrovarla, e passiamo la parola quindi suo collega. Grazie perché è stato veramente molto, molto chiaro, e quindi con piacere passo a un altro terreno molto sensibile, soprattutto per il territorio, per il nostro
nostro territorio, quindi parlo di Como e di Lecco, soprattutto quello comasco. Con l'ingegner Marco Vitali di Food Chain parliamo invece della tracciabilità in blockchain della filiera tessile. Quindi lascio la parola a lei, ingegnere, per approfondire anche questo settore. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ringrazio i due relatori che mi hanno preceduto, il professor Plebani e l'ingegner Scalise, per aver toccato dei punti salienti. Uno dal punto di vista strettamente tecnologico di che cosa volesse dire blockchain e poi un caso pratico. Tra le altre cose, noi nasciamo proprio come tracciabilità in AgriFood applicando questa tecnologia e abbiamo iniziato a lavorare da circa una decina d'anni, dal 2011 che ci approcciamo a questa tecnologia. Non vedo le mie slide, eccole qua, grazie mille. Grazie anche alla Camera di Commercio che ci ha dato la possibilità di, non dico convertire, ma applicare in un secondo verticale questa tecnologia, ci siamo approcciati sulla filiera del tessile. Prima di fare questo volevo riprendere una descrizione mera di che cos'è la blockchain. Sostanzialmente la blockchain è un registro pubblico distribuito e condiviso, decentralizzato, in cui vengono inseriti dei dati e delle informazioni. E queste informazioni, una volta che vengono immesse in questo sistema, vengono validati da dei nodi validatori, i cosiddetti miner. E proprio per queste peculiarità vengono resi indelebili e inalterabili. Ma perché è così, diciamo, appeal la blockchain? Ma allora, è così tanto importante perché oggi si vuole avere maggior trasparenza, sicuramente unicità su un singolo prodotto, poi magari lo vedremo meglio per quanto riguarda il tessile. L'integrità del dato, quindi che il dato una volta inserito in questo registro distribuito non venga e non possa essere alterato e quindi dare la garanzia che quel dato sia effettivamente originale e non manipolato. E poi un po' più ampia è la parte di sicurezza dei dati, sicurezza per esempio di automatismi che vengono scatenati dagli smart contract, accessi a a piattaforme e quant'altro. Il perché poi concretamente ci si sta spingendo nell'utilizzo di questa tecnologia? Quali sono le peculiarità e che cosa va a introdurre l'utilizzo di una tecnologia del genere? Sicuramente sappiamo tutti che all'interno di una supply chain ci sono una moltitudine di controlli e sono molto complessi, quindi il fatto di garantire anche la possibilità a enti terzi o a tutti quanti, perché si parla sempre di un registro pubblico, andare a verificare le azioni che ogni attore di filiera ha eseguito all'interno del suo processo produttivo potrebbe essere una leva competitiva per chi lavora, e mi riaggancio al tema di prima, lavora in trasparenza. Soprattutto per l'impatto ambientale, cosa vuol dire? Oggi, anche con le ultime normative europee, si ha un'accortezza particolare per quanto riguarda l'ambiente, quindi andare a certificare, se così si può dire, anche se è una parola un po' impropria, le proprie azioni per quanto riguarda l'impatto che ha una determinata azione su un ciclo produttivo per quanto riguarda l'ambiente. Poi sicuramente si parla, come giustamente ha detto prima l'ingegner Scalise, frodi e contraffazioni che sono la maglia nera di tutto quello che succede in un mercato globale. E poi, visto che c'è una bassa percezione del valore del prodotto, si parlava prima dell'olio extravergine di oliva a 3 euro, ma che differenza c'è tra uno a 3 euro e uno a 12 euro? Quindi non si ha ancora la percezione
se non si può accedere a determinati dati. Quindi a oggi, come dicevo prima, mancano degli strumenti, quindi il consumatore vuole essere parte attivo di un processo e vuole andare a verificare in maniera autonoma se agganciato a un determinato prodotto ci sono dei dati che possono anche eventualmente cambiare le sue decisioni sull'acquisto. Parlavo prima di impatto ambientale. Beh, allora si pensi che da uno studio che è stato effettuato, la quantità di microfibre, questo è applicato prevalentemente sul tessile, la quantità di microfibre plastiche emesse nell'oceano nel 2050 raggiungeranno 22 milioni di tonnellate. Quindi è proprio per questo che dare, come posso dire, una trasparenza ai propri processi produttivi e vedere che cosa si sta facendo anche in tema ambientale è una cosa importante. Per poi andare cifre e valori abbastanza inquietanti per quanto riguarda l'utile globale del commercio di merci contraffatte, che si attesta intorno ai 500 miliardi di euro all'anno. E poi, come dicevo prima, il consumatore non riesce ancora a percepire la qualità, il vero valore del prodotto, perché a oggi c'è solo una grande azione di marketing, quindi non si riesce a entrare nel merito. La blockchain potrebbe fare questo passaggio, questo collegamento tra l'utente che poi deve andare a acquistare un prodotto e quello che c'è dietro, quindi tutto lo sforzo di tutti gli attori della filiera che hanno portato a mercato quel determinato prodotto. Qua allora in questa slide viene rappresentato sostanzialmente e semplificato una microfiliera del tessile, quindi abbiamo identificato dei passaggi fondamentali e primi passaggi. Quindi c'è un fornitore di una materia prima, c'è chi fila, poi c'è il tessitore, il produttore del semilavorato, il confezionatore e poi il brand che deve mettere sul mercato il proprio prodotto. Quindi questi attori contribuiscono con i loro sforzi a portare a mercato un determinato prodotto che deve essere poi ripagato dal consumatore finale. Voi pensate che oggi questi attori sono interconnessi nel mondo fisico, perché ovviamente si devono scambiare la merce, come si può vedere in questo caso, ma c'è una carenza di interscambio di informazioni. Quindi voi potete pensare che ogni singolo attore, oltre a passare a chi sta dopo di lui il prodotto, quindi mandare avanti per quanto riguarda la catena di produttivo, può anche trasferire tutto un set di dati che sono a corredo di quel diciamo semilavorato prodotto, quindi la loro fatica sostanzialmente. Quindi si trasferisce tutti gli sforzi che hanno fatto all'interno delle singole aziende. Per passare poi in maniera un po' più puntuale a un progetto che può essere un progetto anche di sostenibilità economica dal punto di vista di, chiamiamolo, terzo mondo. Quindi qua vediamo per esempio un'applicazione sulla parte sostenibilità sia ambientale sia energetica, ma soprattutto anche economica. Quindi i diversi attori di questa filiera partiamo da diciamo popolazioni meno fortunate, dove in questo caso, raccogliendo la plastica, vengono ripagati, tutti i loro sforzi vengono ricompensati ovviamente in termini monetari, ma si danno evidenze, per esempio in questo caso tramite un'applicazione mobile, di quello che stanno facendo, quindi quanto stanno raccogliendo in termini di chili di plastica dai mari e quant'altro. Poi si passa al secondo punto. Il secondo punto è la predisposizione di queste bottiglie di plastica, rifiuti di plastica che si trovano negli oceani, in ecoballe, quindi stoccati in una determinata maniera. E qui ci possiamo spingere con i più avanzati sistemi di tracciabilità, RFID, tag NFC, quindi tutti strumenti a corredo
che vanno a interagire in maniera automatica con la blockchain, andando a notarizzare, come è stato precedentemente detto, un dato, affinché questo dato inserito in blockchain non sia manipolabile. Poi c'è la parte di logistica, dove viene sancito il tempo di presa di tutto questo materiale, vengono inseriti per esempio in blockchain tutti i dati di dove dovrà andare a finire quel determinato carico, e quindi tutte le informazioni in gioco che ci possono venire in mente a livello logistico, proprio di trasporto. Il trasporto è fondamentale in questo caso, perché il trasportatore è quello che mette in connessione due attori di filiera che poi lavoreranno sul bene specifico. Poi si arriva ad avere il trucciolato, quindi la prima lavorazione per queste famose ecoballe per recuperare materia prima, per poi essere passato a chi produce il filo. Tutta questa storia può essere poi ovviamente raccontata attraverso un identificativo univoco, che per semplicità, la cosa più semplice è avere un QR code, ma può essere applicato anche a diversi strumenti che possono mettere in connessione il mondo terreno con un mondo virtuale che è quello della blockchain e del cloud, dove la blockchain è il garante nell'andare a recuperare diverse informazioni da diversi attori precedentemente identificati all'interno della piattaforma, e dove tutta questa struttura è praticamente immodificabile. Qua possiamo vedere un esempio di tracciabilità, quindi quello che poi il consumatore finale vede, quindi scansionando un semplicissimo QR code su un prodotto può accedere alle informazioni che, anche qua con tecniche particolari di crittografia, che il produttore decide di rendere pubbliche, quindi vuole dare dimostrazione del lavoro e dello sforzo che sta facendo e che ha fatto all'interno della propria azienda, e così per ogni attore di filiera. Quindi di fatto andiamo a creare, come si dice spesso, l'internet of value, quindi un internet di valore, perché è corredato da dati con quelle caratteristiche che dicevo prima. Questo è, come dire, uno dei tanti esempi di applicazione della blockchain. Qua non so se riuscite magari a fare la scansione di questo QR code, ma si può vedere per esempio che cosa poi l'utente finale può visionare dal suo smartphone facendo la scansione di questo prodotto. In questo caso questo QR code punta a tutto un ciclo produttivo di Stefania Ceccarani, che è una stilista che fa degli abiti su misura, e quindi nel suo processo produttivo ha inserito anche dei video proprio nel momento di creazione dell'abito o di quando viene confezionato. Questo per dare originalità e prova certa che effettivamente non sia che sia proprio un abito fatto su misura per quella determinata persona. Adesso arriviamo alla mia ultima slide, che è quella riferita al tema nazionale, perché la blockchain è importante, e riferito anche a quello che si diceva prima, dove l'Italia ha un ruolo fondamentale in questa partita, si può vedere appunto da questa slide. Quindi già nel 2018 sono stati selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico 30 esperti, di cui io faccio parte di questo team, dove abbiamo avuto il compito di elaborare una strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e di blockchain. Quindi, per far capire quanto impatterà questa tecnologia sul nostro sistema, si pensi che già nel lontano 2018 veniva presentato un disegno di legge in Sicilia per la tracciabilità di prodotti agroalimentari, DOP, DOCG e DOC.
e nel 2019 viene convertita in legge. Quindi oggi non c'è ancora il decreto attuativo, ma è legge. Quindi viene riconosciuta questa tecnologia come tecnologia importante e abilitante per un cambiamento epocale. Nel 2019 l'Italia addirittura ottiene la presidenza dell'European Blockchain Partnership, che ha l'obiettivo di creare una piattaforma europea per lo sviluppo di servizi pubblici digitali. Quindi ci crediamo fortemente in questa tecnologia, che possa veramente rivoluzionare diciamo il mercato e dare la giusta ricompensa a noi italiani, perché tante volte, soprattutto con l'Italian Sounding, perdiamo fette di mercato e soprattutto posti di lavoro, come si diceva prima. Nel 2019, con il decreto semplificazioni, la blockchain e gli smart contract diventano legge. Quindi l'Italia è la prima nazione al mondo a fare questo passaggio. Diventa legge blockchain e smart contract. Ora, volutamente non ho messo indicazioni per l'anno 2020. Perché? Perché è stato un anno particolare e stravolgente. Quindi si sono susseguite sperimentazioni, quindi siamo veramente alla maturità, e quindi che cosa ci aspetterà il 2021? Beh, secondo me, a parte il periodo critico per il coronavirus, si dice che dopo una guerra ci sarà una rinascita. Questa può essere la quarta rivoluzione industriale. La guerra è rappresentata dalla problematica del coronavirus, e la rinascita è quella della rivoluzione digitale che vedremo nel 2021. Arriveranno i recovery fund e la maggior parte di questi diciamo fondi che arriveranno saranno volti per la transizione in digitale. Quindi è un'occasione per noi tutti da non perdere. Grazie mille. La voglio ringraziare, perché il suo intervento dà proprio una consecuzione perfetta rispetto alle blockchain, quindi dal prof Plebani sino all'intervento dell'ingegner Scalise, arrivando a lei che come ultima slide ha raccontato quanto insomma il pianeta Italia sia avanti, perché nel momento in cui una tecnologia, in questo caso una tecnologia, diventa legge, allora c'è una tutela maggiore. Infatti adesso accederemo al prossimo intervento. Io, se mi permette, ingegnere, volevo subito, con la sua presenza, tanto le domande le teniamo per dopo, rimandare a un tavolo importante, a una tavola rotonda che si terrà il 2 di dicembre, sempre in diretta streaming, riguardo il Made in Italy. Perché lei ce lo ricorda, l'ha ricordato durante la riunione che abbiamo fatto prima di questo intervento, ma mi piace ricordarlo a tutti, che il Made in Italy è il terzo brand al mondo contraffatto, giusto? È corretto. E durante la tavola del 2 di dicembre il tema è Made in Italy, non solo luogo di produzione. Può il digitale aiutare la tutela del Made in Italy e dei consumatori? Devo dire che lei con questo intervento ha già dato insomma delle indicazioni per poter tutelare quello che è il nostro patrimonio. Quindi grazie per questo intervento, che rimanda immediatamente al prossimo, e quindi noi ci ritroviamo dopo, ingegnere, grazie. Grazie mille. Grazie a lei. Al prossimo intervento, che riguarda proprio la parte legale. Tra l'altro proprio l'ingegnere Vitale ha detto Food Chain è un garante delle informazioni, ma chi meglio di chi garantisce insomma la tutela di tutte le informazioni dei dati se non un avvocato che in questo caso assolutamente cade a pennello per tutto quello che tratta e che ha scelto di trattare. Oscar Paolo Legnani, buongiorno avvocato. Buongiorno, grazie per l'invito e grazie anche ai relatori, ottimo, e chiarito. Grazie a lei, perché lei ci farà meglio capire e comprendere soprattutto se la blockchain è una sfida possibile, perché la tutela è la cosa, forse il primo ambito dove possiamo effettivamente, dove dobbiamo muoverci. Quindi a lei la parola e grazie a lei per aver accettato l'invito.
Bene, grazie mille. Innanzitutto volevo tranquillizzare la platea perché c'è un aneddoto sulla blockchain, e cioè questo aneddoto dice che per capire la blockchain bisogna capirla almeno 5 volte. Cosa vuol dire? Che per 5 volte di seguito si ha l'impressione di aver capito, poi si ritorna, si rilegge, si approfondisce, si approfondiscono i concetti e si capisce che non si aveva capito tutto, non si era capito tutto la prima volta, la seconda, la terza e fino alla quinta. E vorrei fare anche outing dicendo a tutti che io sono già alla 7ª volta. Comunque trovo molto affascinante, sia come avvocato, sia come cittadino, come utente, la blockchain. Per quello che dirò io basterà il concetto di notarizzazione, cioè una blockchain che permette di fissare data certa e diciamo dichiarazioni o ciò che viene poi pubblicato, quindi le informazioni che rimangono poi modificabili. In realtà la blockchain ha delle potenzialità enormi e per quel poco che io posso avere capito nel mio percorso di comprensione, posso anche dire che la blockchain dà valore e secondo me può trasformare prodotti e servizi in opere d'arte e produttori in artisti. Su questo magari ci tornerò più tardi. Io ho diciamo rinominato il mio intervento in questa maniera, cioè filiere tecnologiche in 5 mosse. In realtà avrei dovuto scrivere in 5 blocchi per rimanere più in tema, ma anche le 5 mosse sono interessanti, perché vorrei dimostrare attraverso il percorso che faccio come effettivamente ci sia un percorso da compiere e tutti siamo chiamati a compiere questo percorso. Innanzitutto il tema principale è una presa d'atto. Ovviamente il titolo è un pochettino provocatorio: chi certifica il certificatore? Proprio nell'esperienza con Sispre, con l'ingegner Scalise, abbiamo cercato di capire a fondo, anche dal punto di vista giuridico, qual è il mondo che circonda le filiere, ed è un mondo fortemente condizionato, in senso anche positivo, e lo è stato in passato, ma a volte anche in senso meno positivo, dagli enti di intermediazione. Possono essere associazioni o consorzi di filiera che centralizzano questi enti. Abbiamo anche approfondito alcuni regolamenti, siamo andati a verificarli, e sono enti che innanzitutto dettano tutte le regole della filiera, come giusto che sia, quindi gli accreditamenti, le procedure, le responsabilità, dettano le modalità di certificazione, ma anche la supervisione, sottoponendo gli attori alle loro responsabilità, che però sono responsabilità che emergono da meccanismi di autocertificazione. Dove c'è l'autocertificazione, c'è l'autoregolamentazione e diciamo c'è una somma di dichiarazioni a formare un insieme di carteggi a firma digitale, a firma tradizionale. Questo è il mondo attuale, e ci si deve chiedere che cosa succede in caso di irregolarità, anche semplicemente in caso di errore o di errore anche in buona fede. E qui dipende dal grado di serietà dell'ente o del sistema, ma tendenzialmente si potrebbe trovare più conveniente gestire e tenere tutto sommerso, non dichiararlo, porre dei rimedi silenziosi per poi magari trovarsi sul report e magari addirittura in una maniera ancora più amplificata rispetto a quello che effettivamente è successo. Pertanto, in un sistema attuale c'è un conflitto di interessi, e il conflitto di interessi c'è sempre quando c'è colui che detta le regole ed è anche colui che va a controllarle, e soprattutto se, come abbiamo visto, questi aggregatori di filiera, questi centralizzatori, generano un sistema gerarchico dove ci sono diversi livelli e le responsabilità si giocano tra i livelli. Cosa significa? Significa che a livello superiore si prende la responsabilità di quello che fanno a livello inferiore e così via, e a volte quando si arriva ad un problema è anche difficile individuare esattamente, come spesso capita purtroppo da noi in Italia, esattamente di chi sono le responsabilità, che diventano responsabilità diffuse. E allora chi certifica il certificatore è sicuramente la domanda importante. La seconda domanda ovviamente è come superare l'attuale sistema, almeno sotto questo profilo della certezza, e sicuramente la blockchain
oggi ci viene in aiuto. Oggi, perché è oggi che dobbiamo parlarne, e giustamente l'ingegner Vitale ha evidenziato quanto l'Italia ci tenga, perché è anche un brand da proteggere, tutti noi ci dovremmo tenere, e inserire la blockchain, lo è già stato detto e lo ripeto, ma tende in una prima battuta alla non modificabilità dei dati inseriti, con la diminuzione dei rischi, perché c'è una maggiore responsabilizzazione, una diminuzione dei passaggi, perché è più facile individuare gli errori e quindi chi ha fatto cosa. Dal mio punto di vista però non è sufficiente, perché il problema potrebbe stare alla fonte, nell'immissione del dato, per cui se i nodi sono costituiti da soggetti molto competenti, posso anche pensare che non ci siano validazioni di contenuto, non sempre, secondo me, questo può capitare, quindi rimane comunque aperta una sorta di sfera che porta ad errata imputazione o a manipolazione dei dati al momento dell'inserimento. L'altra caratteristica evidenziata che è stata evidenziata, ma diciamo non in modo sufficiente, secondo me, è la disintermediazione, cioè notarizzare significa dare ai dati una valenza come se lo facesse il notaio, e questo significa eliminare la figura del notaio. Eliminando la figura del notaio si disintermedia e quindi si va a contatti diretti. Ecco, questo capita nella filiera, si può disintermediare, si creano innesti e contatti diretti tra gli attori, con l'uomo al centro, ovviamente, quindi con un'importanza fondamentale. A tendere ci dovrà essere pure un risparmio costi, perché diminuendo i processi, le procedure e gli errori sicuramente si diminuiscono i costi, ma anche in questo senso, secondo me, il sistema della filiera oggi, diciamo, non è pronto immediatamente a questo, lo deve diventare nel più breve tempo possibile, ma non è pronto pret-à-porter, perché le iniziative partono a fatica dalla base. È difficile che un produttore o un trasformatore di materia prima cominci a chiedere tecnologie quali la blockchain, che magari difficilmente sa maneggiare. Manca una consapevolezza importante da parte del consumatore finale, il quale ancora oggi si fida dei marchi, si fida della distribuzione, si fida del supermercato dove entra e ripone nel supermercato magari verifiche che il supermercato assolutamente non compie, ed è una situazione, quella nostra in questo momento, in cui c'è un'assenza di facilitatori, o perlomeno comincia a esserci una presenza. Abbiamo visto oggi appunto Sispre e Fuceni, che sono sicuramente quelli che io definirei dei facilitatori. Ecco, ma allora, siccome da una parte evidenzio le caratteristiche importanti e belle e positive, ma dall'altra dico che forse ci sono ancora dei problemi, ma allora è importante innestare o no oggi una tecnologia blockchain, occuparsene, capirla, implementarla nella propria azienda? Assolutamente sì, perché comunque la blockchain abilita altri due argomenti importanti, che sono la trasformazione digitale e il primo passo verso una filiera tecnologica. Quindi la tecnologia blockchain abilita l'implementazione di altre tecnologie a formare una filiera tecnologica. Per esaminare brevemente questi due ambiti, la trasformazione digitale, che porta all'interconnessione tecnologica, quindi che noi conosciamo come industria 4.0, all'evoluzione tecnologica per una migliore comunicazione, tende a rendere tutti propensi all'innovazione, e porta con sé un processo virtuoso che le nostre aziende hanno bisogno, le aziende italiane, le micro PMI, ma anche le PMI, che è quello della compliance aziendale. Quindi porta, diciamo, una situazione di virtuosismo in tutta l'azienda per guardare al futuro, ma soprattutto la blockchain è un primo passo verso la filiera tecnologica, che è il vero obiettivo. Cosa significa? Che non è sufficiente, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, immettere una blockchain, occorre unire questa tecnologia con altre tecnologie già esistenti su piattaforme ben esistenti e messe a disposizione,
per poter introdurre la sensoristica e tutti i fattori abilitanti per una tracciabilità al 100%, e quindi si può teorizzare la partenza da una filiera tecnologica light, dove la blockchain viene inserita ed è un primo passo di notarizzazione di certezza e informazioni, per arrivare a una filiera ipertech, laddove vengono inserite tecnologie che si sentono ormai quotidianamente, dall'intelligenza artificiale, al machine learning, l'IoT e gli smart contract. Quindi bisogna restare sul mercato, bisogna poter partecipare alla piattaforma di tracciabilità che stanno crescendo e si stanno sviluppando, che nel 2020 sono messe alla prova e nel 2021 saranno operative, e tutto questo per valorizzare l'eccellenza, e il tema del Made in Italy ovviamente è un tema fondamentale, perché il risultato, innestando la blockchain, è quello di ottenere un Made in Italy certificato, che altro non è se non un mercato internazionale che si apre e che permette alle aziende di crescere con diciamo avendo già innestate in se stesse il brand terzo al mondo contraffatto. L'uomo, perché innanzitutto il tema dell'uomo per me, per noi giuristi, è un tema caro, perché noi ovviamente portiamo nella nostra professione la tutela della persona in primis, ma è così come quella della responsabilità, ma anche quella dei diritti, e perché non esiste un processo di innovazione che non sia composto da tutti gli assi dell'innovazione, e abbiamo visto fino adesso e anche negli interventi precedenti la tecnologia, ma occorre prendere in considerazione anche l'uomo e il processo. L'esempio è sempre quello della Formula 1: una macchina di Formula 1 è sicuramente il massimo della tecnologia nell'automotive, ma se manca il pilota che sa condurre la macchina in Formula 1, probabilmente rimarrebbe un oggetto fine a se stesso, che potremmo ben ammirare ma non utilizzare. E allo stesso tempo, se non ci fosse una pista adeguata per far girare una macchina di Formula 1, non avremmo quel risultato per cui è stata costruita. Questo semplice esempio ci porta a dover esaminare anche nel percorso della filiera tecnologica e dell'innesto di tecnologie come la blockchain, prendere in considerazione l'uomo. E all'uomo spetta sempre il compito più importante. Tra gli uomini, le tipologie, gli archetipi che ho individuato, ci sono sicuramente i tecnici di filiera, gli imprenditori illuminati e i consumatori. I tecnici di filiera, ecco, io ho toccato con mano la necessità nel percorso di Sispre di rifarsi continuamente all'uomo produttore, all'uomo che tocca la natura, all'uomo che genera la materia prima, all'uomo che lavora la materia prima, perché quando dobbiamo portare in tecnologia qualcosa che deve essere vero ed intelligente, sempre lì all'esperienza e all'uomo dobbiamo rifarci. Quindi è l'uomo che può cogliere i passaggi essenziali che poi i sensori tecnologici devono captare, e quelli che invece dovranno essere evitati, i passaggi perché ridondanti, o evitati i passaggi perché indicano una tipicità, così come è l'uomo il tecnologo della filiera che deve mixare questi incroci per generare le regole di validazione e di certificazione insieme al giurista, insieme al tecnico. Occorrono imprenditori illuminati, l'abbiamo sentito sempre con Food Chain, perché non solo bisogna credere ed investire nelle filiere tecnologiche che devono tendere al 4.0 e quindi all'ipertech, ma occorre inserire anche della sostenibilità che deve essere certificata ed innestare anche una virtù circolare. Quindi lasciatemi dire che oggi come oggi non solo dobbiamo difendere un marchio importante come l'Italian Style, come il Made in Italy, ma dobbiamo anche dare uno stile al Made in Italy, uno stile sempre superiore, possibilmente anche eticamente orientato al Green Deal. L'utente non si deve esimere dalla sua, diciamo, dal suo compito e dal suo obbligo, che è il compito e l'obbligo della consapevolezza. Oggi, come dicevo prima, abbiamo tantissimi utenti che probabilmente non sarebbero disponibili a spendere delle somme in più, quantomeno nella prima fase, per avere dei prodotti certificati, perché si fidano, quando in realtà dovrebbero chiedere più trasparenza, andare a fondo in tutti i passaggi, magari scoprire che quello che c'è scritto sulle etichette non corrisponde a quello che l'uomo comune può comprendere, così come tutti i passaggi non sono sempre chiari.
Accanto all'uomo tanto caro al giurista che c'è in me, c'è anche il processo dal punto di vista delle relazioni che devono essere nuove, e quindi, così come le relazioni, anche il giurista che le esamina e le propone deve essere innovativo di per sé, e questo è un percorso che io mi assumo, diciamo, l'obbligo, il dovere di compiere, e quindi proporre, è importantissimo proporre relazioni giuridiche adeguate rispetto agli strumenti che verranno o che vengono utilizzati. Non si può rifarsi a strumenti giuridici lineari come classici, delle relazioni classiche che sono fondate su rapporti di forza, sui rapporti di prezzo e quant'altro, per riferirsi a strumenti che invece coinvolgono collaborativamente più soggetti verso un unico obiettivo, come potrebbe essere una piattaforma IoT, e quindi occorre adottare relazioni e quindi strumenti giuridici assolutamente innovativi, che possiamo definire più circolari o collaborativi. E quindi occorre un passaggio culturale da parte di tutti, passando da una contrattualistica statica ad un sistema anche dinamico, perché nonostante l'esistenza dei smart contract, apro una parentesi, che non sono né smart né contract, ancorché utilissimi, non sono smart perché sono eseguono comandi possibilmente semplici, e non sono contract perché eseguono i contratti, eseguono i rapporti giuridici sottostanti, e quindi sono più dei software che eseguono, fanno parte della parte esecutiva del contratto e non della parte iniziale. Ecco, comunque nella parte iniziale ci vuole, e pertanto sempre alla contrattualistica dobbiamo riferire, ma con un mutamento di paradigma, che è quello anche di passare da un sistema di relazione gerarchica committente-fornitore a un passaggio di relazioni collaborative, dove si scardinano i concetti tradizionali, dove non c'è un cliente e un fornitore, ma il cliente, il fornitore, il produttore, il consulente vengono messi insieme in una relazione collaborativa, dove addirittura è il cliente che dà i consigli e dichiara apertamente il mercato al produttore, e questi due elementi addirittura non hanno più una grande linea di demarcazione. Occorre coltivare quindi un ossimoro in generale, che io posso sintetizzare nel passaggio da controparti contraenti a contropartner, dove nel termine contropartner c'è l'ossimoro di essere da una parte opposti, ma dall'altra parte allo stesso tempo collaboratori. Non ci si può esimere ovviamente dal farsi una domanda fondamentale, e cioè, in concreto, una micro PMI o una PMI, un'impresa, un imprenditore, un'azienda, come può passare dallo stato attuale tradizionale ad uno innovativo, innestando la propria azienda in filiere tecnologiche? Cosa può fare concretamente? E qui apro il tema del ruolo dei facilitatori. Siamo ovviamente in un ambito ancora di scoperte, in una prateria. Io ho individuato questi, ce ne possono essere già altri, o ce ne saranno altri ancora che non ci possiamo immaginare. Ma oggi come oggi sicuramente ci sono dei facilitatori ai quali rivolgersi. In primis sono i fornitori di tecnologia, che non vorrei ridurre in questa breve sintesi, fornitori di tecnologia in realtà sono gli innovatori che danno la possibilità tecnologica di accedere al sistema, tecnologica e concettuale allo stesso tempo, sono i consulenti, prevalentemente gli innovation manager per la trasformazione digitale, sono associazioni e consorzi evoluti, e con la parola evoluti intendo la necessità di evolvere di questi soggetti che oggi fanno da intermediatori o da accentratori, un passaggio anche loro importante, che è quello di facilitazione, cioè devono cambiare il paradigma, e questo cambio di paradigma deve essere preteso dai loro stessi iscritti, cioè non devono essere più coloro che
che gestiscono una intermediazione, compongono la filiera, ma facilitano l'ingresso, preparano le imprese, orientano i loro associati e i loro consorziati verso l'ingresso in piattaforme di filiera tecnologica. Andiamo anche oltre e potranno essere facilitatori delle reti light, quindi collaborative, o addirittura delle reti pesanti che costituiscono nuovi soggetti giuridici. Quindi le cinque mosse che portano dall'oggi alla filiera tecnologica, che l'obiettivo sono, nel mio breve intervento, questi cinque passaggi, cioè dalla presa d'atto del sistema, dalla necessità del suo superamento, all'innesto della tecnologia della blockchain come primo passo per la trasformazione digitale, il raccordo alla filiera Hypertech con imprenditori illuminati e con relazioni evolute. È chiaro il riferimento alla necessità di incrementare, sotto un altro punto di vista, la cyber security, perché ovviamente tutto questo transiterà su tecnologia e dall'applicazione del GDPR, che è una gestione peraltro molto responsabilizzante, molto più dinamica e molto più moderna rispetto al vecchio codice privacy. Bisogna saper operare bene nella gestione dei dati personali che finiscono in filiera, c'è la tutela dei lavoratori, sicuramente da prendere in considerazione, ma c'è anche il tema della cyber security, affinché gli strumenti utilizzati vengano a loro volta e da una parte controllati e da un'altra parte non vengano manomessi. Io al momento vi ringrazio. Lei è preparatissimo e ha dato atto, insomma, di aver perfettamente compreso tutto il processo delle blockchain, non solo come attivarle, come tutelarle, ma insomma veramente come possa essere una grandissima, un processo importante a tutela della brand Made in Italy, a tutela delle nostre responsabilità, anche proprio in tutela delle nostre responsabilità e dei nostri diritti. Quindi grazie per questo suo intervento, che approfondiremo poi con delle altre domande. Io la congedo in un attimo, ed è stato veramente molto interessante, a seguito, lo ripeto, proprio la consecutio dei relatori di oggi, perché volevo passare per pochi minuti la parola alla dottoressa Elena Zaffaroni, Area Innovation Financing di Comonext, perché a proposito delle opportunità per le micro, piccole e medie imprese, c'è un progetto europeo. Dottoressa, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Questa mattina è stato un po' come immergerli in un grosso frullatore, perché comunque ci siamo resi conto che la tecnologia blockchain è molto complicata, molto articolata e presuppone un'integrazione particolarmente eterogenea di competenze e specificità. Sa che cosa mi viene da dire? Che la Camera di Commercio, quindi il punto impresa digitale, è uno strumento che uno strumento, un'istituzione che mette a disposizione del processo, quindi business, delle micro, piccole e medie imprese, degli strumenti importanti per potersi evolvere. E voi che ne siete i partner con CNR del Polo di Lecco e il Politecnico di Milano, Polo di Lecco, insomma, siete veramente degli attori importanti per poter consegnare alle micro, piccole e medie imprese questi strumenti. Quindi grazie. Scusi se l'ho interrotta, ma mi sembrava opportuno specificare. Assolutamente. I soggetti che lei ha nominato sono proprio i soggetti che possono aiutare le aziende a districare un po' la materia. E come diceva il professor Plebani all'inizio, affinché un progetto di blockchain vada a buon fine, è importante comprenderla. E quindi vi proietterò qualche slide per mostrarvi questa iniziativa, che vi può veramente aiutare a comprendere in fondo se la blockchain fa per voi o meno. Proprio perché per una persona, un'azienda che approccia la tecnologia per la prima volta, è importante approfondirne le caratteristiche e le peculiarità, anche in ottica di innovazione,
in modo da valutare attentamente se la blockchain può essere applicabile alla propria idea di business, alla propria idea di innovazione, quindi evitare anche una dispersione di tempo e di risorse nel caso in cui un progetto in realtà non fitta particolarmente con questo genere di tecnologia. Grazie alla nostra partecipazione all'interno di un progetto finanziato a livello comunitario, il programma Erasmus Plus, siamo partner dal 2018 di questo progetto che è denominato DLT for All, e il sottotitolo è molto esplicativo della finalità del progetto stesso, perché è proprio un'alleanza di conoscenze a favore sia del mondo accademico ma soprattutto del sistema imprenditoriale e anche dell'ambito legato più agli investimenti, al supporto agli investimenti, quindi tutta l'area dei business angels e dei venture capital. Quindi un'alleanza proprio volta a far sì che anche soggetti che approcciano per la prima volta il concetto di blockchain possano avere gli strumenti per comprendere la reale portata applicativa e innovativa. Il partenariato rispecchia sia l'anima universitaria, parallelamente all'interno del progetto sono presenti delle aziende a supporto dello sviluppo delle imprese. Questo partenariato eterogeneo sta lavorando, concluderà i lavori del progetto nel 2021. Innanzitutto la costruzione di un percorso di formazione inedito. Si partiva innanzitutto dal fatto che di blockchain se ne parla moltissimo a livello mondiale, diciamo che molti potenziali beneficiari non ne hanno una conoscenza approfondita, e dall'altra il materiale a disposizione è molto frammentario, e per venire incontro alle loro esigenze creare un mix di mezzi dal punto di vista metodologico che abbiamo curato proprio noi di Comonext, alternando momenti di apprendimento in aula, apprendimento online e anche con delle sessioni di valutazione delle competenze progressivamente acquisite. Qui vi riporto l'elenco dei moduli formativi che caratterizzano il percorso. Quindi ciascun partner ha gestito la raccolta di materiale informativo di casi pratici proprio sui vari aspetti che riguardano la tecnologia blockchain. A dicembre inizierà questo corso. Avrete la possibilità, se vi interessa, di iscrivervi. Seguiteci sui nostri canali in modo da sapere quando verranno aperte le iscrizioni da qui a breve. Il corso si concluderà a febbraio 2021. La partecipazione è completamente gratuita e, come abbiamo detto, le sessioni saranno completamente online. La lingua del corso è in inglese. Dottoressa Zaffaroni, possiamo ritrovare tutte queste informazioni che lei in modo dettagliato ci ha raccontato sul vostro portale, giusto? Esatto, perfetto, sul me nostro lo ricordi, sito me lo ricordo. www.comonext.it. Allora, Prof. Plebani, come approfondire ulteriormente il tema della blockchain rispetto anche a tutti quelli che sono stati gli interventi, e se c'è insomma un approfondimento da fare a suo avviso? Allora, io direi che bisogna un po' capire cosa si vuole approfondire. Come ho specificato anche nella mia presentazione, sono due gli ambiti, dipende anche dal proprio interesse, dal proprio background. C'è l'ambito più tecnologico, allora in quel caso io direi che c'è l'imbarazzo della scelta. Si va, la banalizzo, su Google si trova di tutto di più. Ci sono alcuni... dipende, prima di tutto bisogna anche capire quale tecnologia si vuole adottare adesso, anche per imparare a masticare i termini ed avere un minimo di supporto. Forse partire da Ethereum come piattaforma è l'ideale, perché si comincia a capire un po' cos'è la blockchain, si fa un po' di pratica e soprattutto c'è dietro una comunità molto attiva. Come si chiama, mi scusi, può ripetere? Ethereum, che è una piattaforma ed è proprio il primo step, diciamo, per approcciarsi. Diciamo che
più che è quello ormai più utilizzato, più adottato e più sperimentato. Poi ovviamente non è l'unico perché ce ne sono tanti altri in alcuni ambiti, è meglio altro che non questo, ma almeno per masticare termini come appunto cos'è una transazione, cosa vuol dire pubblicare, ma soprattutto masticare un termine che io ho fatto passare molto velocemente anche per via del tempo, ma che in diverse presentazioni da parte dei miei colleghi è stato ripreso il concetto di smart contract. Smart contract, come qualcuno aveva detto durante qualche incontro, è tutto tranne che smart, intelligente, è tutto tranne che contract, perché alla fine non è altro che un pezzo di codice che però ha qualche particolarità. La particolarità che in qualche modo riflette le azioni che si possono fare sulla blockchain, quali sono le transazioni, definito però in accordo fra le parti. Quindi quando noi definiamo uno smart contract, è lì forse il concetto di contract, ci sono delle parti che in qualche modo si accordano su come, in che modo e con che eventi vengono trascritti i dati sulla blockchain e che eventi scaturiscono dalla trascrizione dei dati sulla blockchain. E questo che abilita un po' tutto e che ha reso anche molto più interessante la blockchain, perché ha permesso di introdurre il concetto di programmabilità. E lì è lo smart che rientra. Quindi dal punto di vista intuitivo non è un contratto intelligente, ma è un qualcosa di un attimino diverso, anche se ed è fondamentale comunque nelle applicazioni della blockchain Della attuale. blockchain. Se invece voglio andare più sul discorso di applicazioni, come posso utilizzarle, quali sono gli ambiti, anche qui forse la cosa migliore è riferirsi, faccio un po' di pubblicità all'istituzione, all'osservatorio di blockchain e delle distributed ledger technologies del Politecnico di Milano, oppure ci sono associazioni come Italia for Blockchain o anche tutta la documentazione che troviamo anche nella Commissione europea. Nello specifico, visto che stiamo parlando a un pubblico di piccole e medie imprese, c'è la Digital SME che ha fatto, soprattutto nell'ultimo periodo, tanti interventi e tanti contenuti informativi per la blockchain specifici per le piccole e medie imprese. Sono in inglese, non sono in italiano, ma non è nulla di complicato. Ormai anche con YouTube si possono attivare i caption, quindi con i sottotitoli ce la si cava abbastanza semplicemente. Allora, abbiamo una domanda invece per l'ingegner Vitale. In realtà la prima domanda, una delle prime più interessanti che erano arrivate, riguardava a che punto era l'Italia sulla tematica della blockchain, ma l'ingegnere ci ha risposto bene, credo con quella che era poi l'ultima slide. Quindi, ingegnere, Matteo ci scrive, perché ogni tanto è bello, insomma, anche nominare i nostri utenti. Da consumatore, come si riconosce il link del QR code legato ad un processo dei blockchain? È un link fatto ad hoc, che mi fa vedere i dati falsi. E poi ancora, tutte le blockchain si basano, su transazioni diverse? Microfono, microfono, microfono. Quindi prima il QR code e poi su transazioni diverse. E poi ancora, tutte le blockchain si basano su transazioni di criptovaluta. Scusi, ma abbiamo avuto si è sfalsata la domanda. Sì, allora parto dall'ultima domanda e poi vado a ritroso per il tema di rintracciabilità. Allora, sicuramente sì. Allora, la blockchain è basata su un meccanismo di consenso, quindi deve essere emessa dalla blockchain stessa una criptovaluta ed è quella che ha, come dire, l'appeal verso tutto il network affinché tutti quanti possano tenere il computer acceso e fare questa operazione all'interno del network. Quindi sì. Quindi viene emessa una criptovaluta e agganciata a questa criptovaluta, io posso fare una transazione. La transazione può contenere degli elementi che sono i dati che noi possiamo andare poi a recuperare dalla blockchain stessa. Per quanto riguarda il QR code, dipende da come è stato concepito l'applicativo, perché ovviamente il QR code, nella nostra esperienza, deve, per garanzia verso il consumatore finale, avere già all'interno del QR code stesso la transazione di blockchain. Quindi uno scansionando questo QR code
può verificare in maniera completamente autonoma e indipendente che questa transazione sia effettivamente avvenuta all'interno di blockchain e su quale blockchain è avvenuta la transazione stessa. Beh, come sempre lei è molto sintetico ed efficace nelle risposte. Allora, grazie anche a lei per aver risposto a queste domande. È evidente che il rilancio poi, il remind, o meglio, agli incontri di questo pomeriggio che ci saranno per approfondire poi direttamente con chi si è iscritto dalle 14.30 alle 13.30. Allora, passiamo invece all'avvocato. Quindi, avvocato. Eccomi, buongiorno. Ecco, se la regia mi passa la domanda, ma ogni tanto i tempi di attesa mi piacciono in questo momento di. Ma posso intrattenervi con no, il concetto di opera d'arte? No. Avvocato, ecco, la domanda che è arrivata riguarda la tutela proprio nella fase della trasformazione. Quindi come ci si può realmente tutelare nella fase della trasformazione? Se è possibile farlo soprattutto. Nella fase di trasformazione vorrei capire meglio cosa si intende. Questa era probabilmente legato al processo virtuoso, come proprio inteso, quindi come legato ai protagonisti. Sa, a volte arrivano, sono talmente tante le domande che vengono selezionate comunque rispetto al momento. Interpreto la tutela un po' come la tutela della micro PMI. La micro PMI si mette in una rete, accede a questa tecnologia. Il mio consiglio è quello che nascano o si intercettino delle reti formalizzate. C'è il tema delle reti d'impresa, che è un vero e proprio contratto che ha due versioni, una che fa nascere un vero e proprio soggetto giuridico autonomo e una invece che è una sorta di rete light collaborativa. E quindi la micro PMI si può tutelare entrando per esempio in una rete d'imprese, una rete light, dove per definizione legislativa l'interesse, diciamo, l'incremento di innovazione e competitività deve essere sia della rete che del singolo. Quindi è uno strumento giuridico molto interessante perché tutela ab origine e legislativamente anche il singolo che entra in rete. Quindi non è più uno strumento, come dicevo, diciamo nella mia esposizione, tradizionale, dove si entra in un ambiente dove non si è considerati, bisogna semplicemente dire di sì e seguire quelle che sono le indicazioni, ma è un ambiente dove ciascuno conta veramente e deve essere tenuto in considerazione. Quindi la tutela dell'imprenditore che si accosta a questa avventura è una tutela che va messa in armonia con una rete di altri imprenditori in questo senso. Va da sé che non può, se questo è il tema, l'imprenditore da solo accostarsi a questi passaggi senza, diciamo, un apporto consulenziale, e quindi l'innovation manager piuttosto che il facilitatore tecnologico, piuttosto che l'associazione che lo può seguire, risultano fondamentali nell'orientamento. Grazie avvocato, grazie mille. L'ultima domanda è alla dottoressa Zaffaroni riguardo al corso che partirà a dicembre e volevamo sapere se, meglio, i nostri utenti volevano sapere se prevedeva un numero minimo di partecipanti, che è un po' il tema anche questo di questo periodo storico. Diciamo che considerando le problematiche del Covid e quindi l'impossibilità di fare lezioni in aula, la modalità online agevola in questo caso e quindi la piattaforma regge un numero ampio di partecipanti, quindi se siete interessati iscrivetevi tranquillamente. Grazie mille dottoressa. Grazie. Allora, io ringrazio tutti i relatori, ringrazio nuovamente il professor Plebani del Politecnico di Lecco, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Grazie professore perché è stato il primo a aprire il tema sulle blockchain ed effettivamente io mi rifaccio, prima di salutare gli altri relatori, all'avvocato, a Oscar Paolo Legnani di Legnani Legal, perché lui effettivamente ha detto vi invito a
a rileggere più volte che cos'è e ad ascoltare più volte che cos'è, insomma, una blockchain, per capire perché ogni volta capirete sempre qualcosa di più. Ed effettivamente credo che quello che poi anche le domande hanno testimoniato, anche se la consecuzione è stata perfetta quest'oggi. Ringrazio che non è più con noi l'ingegner Fabio Scalise per l'intervento e l'ingegner Marco Vitale, che ritroveremo, come ho detto anche prima, nella tavola rotonda sul Made in Italy il 2 di dicembre. Quindi, che dire, Insieme per lo Sviluppo, questi incontri dedicati e promossi dal punto di impresa digitale, trova fine in questo secondo appuntamento. Vi ricordo che tutte le puntate è possibile, tutti gli incontri è possibile rivederli sul canale YouTube della Camera di Commercio di Como e Lecco, perché è importante, magari, e questo servirà anche, avvocato, come remind per poter insomma approfondire, magari per aggiungere una volta in più anche se il suo outing del tutto inopportuno visto la sua preparazione, non ci ha creduto nessuno. No, è reale. Il ringraziamento va evidentemente a coloro i quali promuovono e sostengono questi incontri, quindi oggi va in modo particolare a Comonex Innovation Hub, grazie alla dottoressa Zaffaroni per il suo intervento, anche che è stato molto importante. Mi scuso ancora se ho dovuto interromperla, ma i tempi tecnici sono questi, che vengono richiesti poi proprio da voi. Grazie a voi relatori e ci vediamo alla prossima, sempre Insieme per lo Sviluppo, connessioni, non solo tecnologia.